Amici di Studio Sound, sono qui al premio Vincenzo Crocitti in compagnia della conduttrice Paola Saluzzi. Intanto, buonasera. Buonasera, bentrovati. Scusate il naso raffreddato. Che emozione. Un'emozione, un premio importante, anche comincia a riempirsi la sala, un premio che oltre a chi ha già affermato, e quindi Francesco ha deciso di dare questo premio anche a lei, ci sono anche tanti giovani. Ah beh, quella è la cosa più, se pensiamo a chi è dedicato questo premio, al fatto che fu scoperto e fu compreso dall'inizio e da Mario Monicelli, voglio dire, e non solo, chiaramente quello è il momento e l'istante più alto da cui inizia una luminosissima carriera. Vincenzo, premiare i giovani rimane la cosa più importante. Per me è la commozione di ritrovarmi qui stasera perché durante un premio Sordi, ebbi modo di incontrare Vincenzo, di conoscerlo e niente, di vedere questa grazia, questa delicatezza, gentilezza, quest'uomo che era come era sulla scena, era una persona adorabile, era uno che si faceva volere bene. Quindi ritirare stasera il premio dedicato a lui è una medaglia. È sicuramente bello anche sentire queste parole sia da chi ha conosciuto Vincenzo, perché magari ecco, ho citato i giovani prima, ma chi lo apprezza adesso, anche grazie al lavoro che sta facendo Francesco Fiumarella nel portare il suo nome avanti, ma anche tramite le parole di chi ha avuto il privilegio e l'onore di conoscerlo personalmente. Stavo dialogando un istante fa con Daniele Falleri che mi ha detto abbiamo lavorato insieme per lungo tempo. Francesco era veramente una persona, intanto era un attore squisito, era un attore vero, era un attore che sapeva interpretare volta per volta tutti i suoi ruoli. Va raccontato, noi rischiamo, ecco, se non ci fossero iniziative così importanti, rischiamo di perdere quella memoria che ci appartiene, che è nostra e quindi va coltivata. È come coltivare una pianta, insomma, il ricordo di Vincenzo è come una bella pianta d'ulivo, bisogna averne cura. E bravo chi lo sta facendo. È sicuramente un messaggio importante, che sprona anche a continuare e ad avere cura delle cose che soprattutto in un periodo, come questo, ecco, si deve fare un bel respiro perché, è sempre molto difficile. In realtà magari si può partire dalle piccole cose, e prendersi cura, come quello di una pianta, quello che ha associato, ha detto lei, ma anche delle cose più importanti. Il nome di Vincenzo Crocitti in questo caso, ma anche nel mestiere dell'artista. È la memoria, gli attori, i giovani attori, le persone che fanno il lavoro di Vincenzo lo sanno. Avere memoria corrisponde a, come posso dire, a eternare e soprattutto a riportare costantemente in vita uno stile di recitazione, un ruolo, un film che ha colpito e i film non sono mai uguali. Chi vede il Borghese piccolo piccolo, chi televisivamente rivede Un medico in famiglia, non lo vedrà mai con gli stessi occhi con la quale l'ha visto la prima volta. E quindi alla stessa maniera la memoria degli attori cresce ed è il lavoro che dobbiamo svolgere tutti quanti. Io nel mio lavoro, voi nel vostro e siamo qua. Grazie di cuore e buona serata. Grazie. Grazie. Grazie.